sia omega maiuscolo, il triangolo di vertici, l'origine 00, 01, meno 1, 0, e sia omega, la forma differenziale, omega di xy uguale 4x cubo fratto 1 più x quarto più y quarto dx, più aperta la tonda 4y cubo fratto 1 più x quarto più y quarto più x, chiusa la tonda in dy, ci chiedono di calcolare l'integrale curvilineo di omega esteso alla frontiera di omega maiuscolo. Omega maiuscolo, evidentemente, ripeto, è il triangolo di vertici, lo scrivo qua, 00, 01, meno 1, 0. Dunque, vogliono, ovviamente, il segno più sta a indicare che vogliono l'integrale curvilineo di omega esteso al bordo, alla frontiera di omega percorsa nel verso antiorario positivo prefissato. Esercizio tratto da un testo d'esame assegnato il 6 di luglio del 2012 alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell'Università Roma La Sapienza. È l'esame di analisi matematica 2. Un docente che anche attualmente è in quel corso, però tiene il corso anche di analisi 1, se non sbaglio. È un noto docente che ha scritto anche in condivisione con altri due docenti un altro testo, un testo ampiamente utilizzato in tutta Italia, direi. Parliamo del testo, in pratica, Bert Giacomelli dal Passo, giusto per uno di questi tre, è questo docente qui. Beh, se fate i conti avete capito che di quale dei tre stiamo parlando. Dunque, abbiamo risolto parecchie volte questo tipo di esercizi, si può risolvere in due modi. Dunque, allora, intanto, come al solito direi di esaminare un attimo la forma differenziale della linea assegnata, che è definita, come potete vedere, in tutto R2 in questo caso, perché andando a porre il diverso da zero i due denominatori sono gli stessi, vediamo come x quarto più y quarto più 1 è ovviamente sempre diverso da zero. Quindi possiamo dire che la forma differenziale della linea assegnata è definita in un campo che è sicuramente il piano R2, quindi un campo semplicemente connesso. Quindi, qualora ne dimostrassimo la chiusura, potremmo dire che omega di xy è anche esatta in R2. Vediamo di vedere se è chiusa. Quindi esaminiamo le due derivate parziali. La x grande è 4x cubo fratto 1 più x quarto più y quarto, quindi deriviamola parzialmente rispetto alla variabile y. Ma visto che 4x cubo è costante, lo portiamo fuori. E andiamo a derivare rispetto ad y 1 fratto 1 più x quarto più y quarto, che conviene derivare come la derivata di 1 fratto f, che ve lo ricordo è meno 1 fratto f quadro per f primo, in questo caso ovviamente rispetto ad y. Quindi 4x cubo sta fuori, apro la parentesi e scrivo meno 1 fratto il quadrato di questo denominatore 1 più x quarto più y quarto per la derivata rispetto ad y di 1 più x quarto più y quarto, che è 0 più 0 4, lo scrivo sopra, y cubo. Quindi moltiplicando meno 4 y cubo per 4x cubo otteniamo un meno 16 x cubo y cubo fratto x quarto più y quarto più 1 al quadrato. Vediamo quanto vale invece la derivata parziale rispetto ad x della y grande, che è 4y cubo fratto 1 più x quarto più y quarto più x. Vediamo. Allora anche qui, intanto abbiamo la derivata di x è 1, scriviamo 1, più la derivata rispetto ad x di y grande, che seguendo il medesimo ragionamento per la derivata rispetto ad y di x grande, sarà 4y cubo, lo porto fuori, e anche qui, meno 1 su f quadro, quindi meno 1 su 1 più x quarto più y quarto al quadrato, per la derivata, questa volta rispetto ad x, di 1 più x quarto più y quarto, che è 0 più 0, 4x cubo. Ma allora, vediamo come la forma non è chiusa, perché andiamo a fare i conti, viene meno 16 x cubo y cubo diviso x quarto più y quarto più 1 al quadrato, però c'è un più 1 qui. Ma in altri esercizi abbiamo visto come non c'è molta differenza fra le due. C'è questa aggiunta di questo più 1, quindi un modo
potrebbe essere quello di dividere la nostra forma differenziale, quindi visto che ci chiedono di calcolare l'integrale curvilineo di omega, questo lo possiamo scrivere come integrale esteso alla frontiera di omega maiuscolo percorsa nel verso positivo di omega con 1, dove omega con 1, adesso vediamo chi è, più l'integrale curvilineo esteso alla frontiera di omega maiuscolo percorsa nel verso anteriore positivo di omega con 2. Allora, omega con 1 però è esatta, perché se noi ci accorgiamo che queste due sono uguali, quindi se noi togliamo questo, questa forma differenziale qui sarebbe esatta. Allora, omega con 1 è tutta questa tranne x. Quindi possiamo dire che un modo è quello di scrivere omega come omega con 1 più omega con 2, cioè come 4x cubo fratto x quarto più y quarto più 1 dx più 4y cubo fratto x quarto più y quarto più 1 dy, e questa, l'abbiamo verificato con le derivate parziali, è chiusa e quindi è anche esatta visto che è definita in un campo semplicemente connesso, più omega con 2 che è x dy. Ovviamente però andiamo a questo punto a... Allora, questo l'abbiamo detto, stiamo utilizzando il primo modo, poi vediamo anche l'altro. In questo modo, visto che il... andiamo a disegnarci questo omega maiuscolo dominio, che ci dicono, ci parlano di triangolo. Vabbè, basta unire i punti, abbiamo l'origine, 0, 1, eccolo qua, meno 1, 0, eccolo qua. Beh, ecco chi è. Percorso chiuso, ci parlano di verso positivo, quindi verso di percorrenza è questo, antiorario. Allora, questo ovviamente è meno 1, questo è 1, questo è 0. Ma visto che questo dominio è chiuso, l'integrale curvilineo esteso a di omega con 1, esteso alla frontiera percorsa nel verso positivo di omega maiuscolo, dove omega maiuscolo per intenderci è questo, è 0, perché questa è esatta, questa è chiusa, è 0. Quindi bisognerà in pratica fare, semplicemente, questo è 0, l'integrale curvilineo di omega non è altro che questo qua è 0, quindi l'integrale curvilineo di omega con 2 esteso alla frontiera, dove questo è gamma 1, questo è gamma 2 e questo è gamma 3. Non sono tre curve difficili da parametrizzare. Quindi in pratica stiamo calcolando l'integrale esteso alla frontiera percorsa nel verso positivo di omega maiuscolo di x dy. Vediamo chi è. Sarà l'integrale... Allora, andiamo... Allora, quindi questo lo possiamo cancellare, perché ripeto, sta forma qui è chiusa, quindi è esatta. E visto che è esatta, sta integrale è nullo, visto che il dominio è chiuso. Allora, questa la cancello. Adesso, parametrizzo queste tre curve, sono tre rette. Allora, una lo scrivo qua, quindi ho applicato questo modo. Poi applicheremo, possiamo applicare anche le formule di Gringhaus come secondo modo. Lo vediamo subito dopo. Li vediamo entrambi. Quindi, qua il cancello. Quindi abbiamo che? Vediamo chi è gamma 1. Gamma 1 è l'asse delle ascisse, quindi y uguale 0, x uguale t. Occhio alla percorrenza, questo verso qui, questo qui, t compreso, t che la x compreso fra meno 1 e 0. Però vedete che l'integrale esteso a gamma 1 di x di y è sicuramente 0, perché la derivata di y è, se y è 0, è 0, quindi questo già è 0, più l'integrale esteso a gamma 2. Gamma 2 è l'asse delle ordinate, gamma 2... equazioni parametriche questa volta, x uguale 0, y uguale t, ma se x è 0, anche l'integrale esteso a gamma 2 di x dy è nullo, perché 0 per dy, 0 per 1 sarebbe 0 dt, più l'integrale, infine, esteso a gamma 3, sempre di x dy, dove gamma 3, lo scriviamo qua, chiediamo chi è, gamma 3 è sta retta, passate per i punti, 0, 1 e meno 1, 0, beh, è la parallela alla bisettrice primaria y uguale x, equazione y uguale x più 1, quindi avremo y uguale t più 1 con x uguale t. Questa è la retta y uguale x più 1, mi sembra, se poi non lo sapete, o la parametrizzate direttamente da qui, oppure fate retta passata per due punti e poi la parametrizzate ponendo x uguale t, è uguale.
ovviamente qui non avevo scritto T, ovviamente qui variava, ma non ci serve, ma lo scrivo comunque, fra, attenzione, 0 e 1. Qui T invece varia, attenzione, alla percorrenza tra 0 e meno 1. No? Occhio alla percorrenza. Da 0 a meno 1. Andiamo così. Questa volta, quindi questi due sono nulli, quindi l'integrale esteso alla frontiera percorsa nel verso positivo di omega maiuscolo di x di y non è altro che l'integrale esteso a gamma 3 di x di y. Un integrale solo. Beh, questo è un modo molto, molto comodo. Integrale fra 0 e meno 1. Vediamo di che cosa. X e t. Beh, dy è la derivata di t più 1, che è derivata di che è 1 più 0, quindi dt. E che facilissimo questo qui, insomma, voglio dire. Non c'è nulla da dire. A questo punto avrò primitiva di t e t quadro mezzi fra 0 e meno 1. Oh, la seconda parte, la tabella del calcolo è 0 perché viene 0 quadro, che è 0, 0 mezzi è 0. Meno 1 al quadrato però è 1, il risultato di questo esercizio è un mezzo. Verifichiamo che viene un mezzo anche applicando le formule di Gringhaus. Una piccola precisazione volevo fare, che non, mi ero dimenticato, mi ero proposto di dirtela, ma non ve l'ho mai detta in questo lungo percorso sulle forme differenziali. In molti testi, ma non solo, anche in molti corsi, le formule di Gringhaus che noi abbiamo applicato, per molti, e personalmente anche per il libro da cui ho studiato, da cui studiai io, le formule di Gringhaus sono le due formule da cui poi discendono come conseguenza il teorema, da cui discende il teorema della divergenza, che è poi quello che noi chiamiamo anche formule di Gringhaus. Quindi a volte dire formule di Gringhaus o dire teorema della divergenza è la stessa cosa. Addirittura alcuni lo chiamano teorema di Stokes a due variabili, che poi vedremo anche per tre variabili. Quindi teorema della divergenza può anche essere chiamato formule di Gringhaus o conseguenze, è una conseguenza delle formule di Gringhaus. Ogni teoria poi cambia, ma insomma, ci siamo capiti. Io le ho sempre indicate come formule di Gringhaus, ma potete tranquillamente chiamarle teorema della divergenza, anche utilizzato tra l'altro nei corsi di fisica 2, da molti di voi, immagino. Quindi, volendo, si poteva applicare tranquillamente le formule di Gringhaus. Perché? Perché se disegniamo il nostro dominio omega, che è questo, no? Eccolo qua, dominio chiuso, quindi per il quale possiamo applicare Gringhaus, ovviamente, visto che x grande primo rispetto ad y, l'abbiamo visto, era, chi se lo ricorda più? No, era, me lo ricordo, meno 16 x cubo, y cubo, diviso x quarto, più y quarto più 1 al quadrato, mentre invece y primo rispetto ad x, diversa da questa, era meno 16 x cubo y cubo diviso x quarto più y quarto più 1 al quadrato più 1. Vedete che per le formule di Gringhaus, o teorema della divergenza, chiamatelo come volete, l'integrale esteso alla frontiera di omega maiuscolo, dove omega maiuscolo è questo dominio qua, di omega, che è tutta quella là, possiamo scrivere come l'integrale doppio esteso a omega maiuscolo della differenza y grande primo rispetto ad x meno y grande primo rispetto ad y. No? Ovviamente in dx di y. Cioè in pratica, ecco, questo è chiamato a volte teorema della divergenza o conseguenza delle formule di Gringhaus o direttamente formule di Gringhaus, uguale teorema di Green anche a volte. Insomma, ognuno, teorema di Gauss altre volte può essere chiamato. Quindi, vedete che questo qui, meno questi se ne vanno, questa rimane integrale. Vedete, utilizzando le formule di Gringhaus, è ancora più semplice, mi viene integrale doppio, esteso omega maiuscolo di x di y, che è un'area. Quindi basterà calcolare l'area di quel triangolo. Così è ancora più semplice e più veloce rispetto al metodo precedente. Vedete che l'area di un triangolo, ricordo, è base per altezza diviso 2. Allora, la base quanto misura? 1. L'altezza quanto misura? 1, ovviamente qua parliamo di un triangolo rettangolo che ha come base il cateto, questo qui, e come altezza l'altro cateto. Cateto per cateto che è 1 per 1, diviso 2. In effetti, vedete, ci viene un mezzo. Utilizzando il teorema della divergenza,
ho le forme di Gringhaus, in effetti è ancora più veloce la risoluzione di questo esercizio d'esame. Ecco qua, ricordatevi queste applicazioni. Vi saluto, ciao a tutti.